Bene, salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia di Guerzo 86, unboxing molto speciale perché devo dire che questo telefono l'ho cercato e desiderato davvero in tanti posti, poi alla fine ho detto non lo compro online perché ho avuto qualche piccolo intoppo, quindi sono andato a comprarlo direttamente a MediaWorld. Sto parlando di Sony Xperia Z3 Compact, l'avrei voluto verde, però poi alla fine, siccome non c'era, siccome verde è quasi introvabile, ho deciso di andare più sul classico, magari poi viene meno a noia durante anche tutto il tempo dell'utilizzo, quindi sono andato a scegliere sul bianco. Eccolo qua, Sony Xperia Z3 Compact in tutto il suo splendore. Dopo aver utilizzato lo Z3 normale, ho scelto il Compact perché ormai vado contro tendenza, basta padelle. Forse l'unica padella che potrei utilizzare utilizzandolo come iPad mini è l'iPhone 6 Plus, che per il momento ancora non ho provato, però insomma, eccolo qua. Xperia Z3 Compact in colorazione bianca. All'interno della scatola, se non vado errato, troviamo tutto quello che abbiamo visto all'interno di Z3, ovvero il cavo per l'OTG, tutta la guida introduttiva, tutti i vari adattatori per i padiglioni auricolari. Auricolari che sono in colorazione bianca, non penso siano quelli con la riduzione del rumore, penso di no. Poi troviamo il classico cavo USB, micro USB. Vi consiglio di fare come me e acquistare l'adattatore al cavo per la basetta magnetica, e poi troviamo il classico caricatore da muro Z3 che lo andremo a stressare intensamente all'interno di questa settimana, tanto lo andiamo a accendere per affrontare insieme poi la video recensione completa. Z3 Compact, che è il fratellino minore di Xperia Z3 normale, però insomma devo dire che ha sulla carta davvero tantissime funzioni che mi sono piaciute all'interno di Z3, ecco perché l'acquisto di un Compact più portatile, più maneggevole, come potete vedere dalle caratteristiche davvero impressionanti, con la fotocamera a 20.7 mega, 2.5 GHz quad core, IP65/68, 4.6 pollici di schermo, gira video 4K, davvero un telefono secondo me bellissimo. Quindi ci sentiamo per la video recensione completa. Un saluto dal vostro Guerzo 86.